Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale, io sono Diego e sono qui oggi per spiegarvi come scaricare a grossa richiesta da parte vostra Formula 1 2018, ovvero un nuovissimo gioco di macchine da corsa, comunque Ferrari, tutte queste cose qua. Io sinceramente non sono un appassionato di macchine, tantomeno di moto a livello di sport, quindi non guardo molto queste competizioni, però so che a molti di voi piace e devo dire che il gioco è veramente ben fatto e quindi sono qui oggi per portarlo sul mio canale. Dopo aver detto ciò mi raccomando lasciate un bel mi piace e una bella iscrizione, qua sotto trovate tutti quanti i link per entrare nei miei canali Telegram nel quale... cioè soprattutto nel mio canale Telegram nel quale potrete ricevere notifiche su questi video, su aggiornamenti, su informazioni o tante volte anche su contest o richieste che faccio a voi per fare dei video come in questo caso di Formula 1 2018. Dopo aver detto ciò ragazzi iniziamo subito comunque con il video. Prima di tutto dovremo aprire il nostro motore di ricerca e recarsi nel nostro, più che altro nel mio sito web, quindi andare su www.zadiagazzetta.tk che sarebbe il mio sito web, trovate qua sotto il link per entrare naturalmente. Una volta dopo essere entrati, a parte ragazzi vi ringrazio per le 200.000 visite che comunque sono molte, alla fine il sito lo gestisco, cerco di farlo al mio meglio anche se mi ha tolto molto impegno anche durante l'estate, ma devo dire che comunque sono contento per questo risultato. Andiamo nella sezione giochi e a questo punto dobbiamo fare CTRL e G. Facendo così si aprirà una finestrella in alto nel nostro motore di ricerca e dovremo mettere F1. Facendo così automaticamente ci porterà all'ultimo, almeno ad oggi che è 17 settembre, l'ultimo gioco che ho portato su questo sito. Quindi andiamo a cliccare sul link e facendo così ci permetterà di andare su questo sito web che ci permetterà di scaricare a sua volta il gioco in file.torrent. Clicchiamo quindi sull'iconcina in verde e come vedrete partirà un download sul desktop. Come vedrete scritto sarà un file dalla proprietà .torrent. Essendo un file .torrent cosa vuol dire? Dovremo avere questo programmino qua, nel caso non l'aveste scaricatelo, che è gratuito, che si chiama uTorrent, eccolo qua, che vi permetterà scaricandolo di andare ad aprire questi file qua che all'interno contengono il vero e proprio download del file, più che altro del gioco. Andiamo quindi nel caso dopo averlo scaricato questo programma qui a fare un doppio clic sul file scaricato in precedenza. Come vedete si aprirà il nostro torrent che nel mio caso mi chiederà di aggiungere i tracker, ovvero mi chiederà di aggiungere delle cose in più per velocizzare il download. Nel mio caso però non ce n'è bisogno perché come vedete qua l'ho già scaricato. Voi cosa dovrete andare a fare? Dovete andare a selezionare una cartella nel quale scaricare il gioco e poi dovete battere invio. A questo punto vi parte l'installazione e voi dovete essere un po' pazienti e scaricare i 30 GB di video, anzi scusatemi, di gioco. A questo punto dopo averlo scaricato potrete anche chiudere il vostro software e andare ad eliminare anche questo file qua che non servirà più. Dovrete andare nella cartella e trovare il gioco, anzi la cartella scaricata tramite il pacchetto torrent scaricato in precedenza contenente il gioco. Come vedete ragazzi io l'ho portata sul desktop, alla fine avrete questo file qua che andrà aperto con un doppio clic. Potrebbe essere che all'interno troverete più file ma nel mio caso ce ne sono solamente due, è uguale, solamente che li ho cancellati perché quei tre file in più non servono. A questo punto dovremo avviare questo file chiamato Codex Formula 1 2018, pesa ben 31 GB che sarà più o meno il peso del gioco in totale. E cosa dovremo fare? Dobbiamo aprirlo con un doppio clic se abbiamo Windows 10. Se invece avete Windows 8 precedenti dovrete scaricare un programma chiamato Diamond Tools che è gratuito e che vi permette di fare questo passaggio qua che non è già incluso nel sistema. A questo punto andiamo ad avviare il setup che sarebbe ovvero il file che permette di installare il gioco, andiamo quindi su sì e a questo punto partirà una musica che dovremo stoppare tramite il pulsante pausa. Qua cosa dovremo andare a fare? Dovremo andare a togliere questa spunta qua, selezionare una cartella nel quale scaricare il gioco, nel mio caso io ho messo disco locale D, e a questo punto andare su install. Io principalmente non l'ho fatto, non lo faccio adesso perché l'ho già installato il gioco per evitare di fare troppi tagli, anzi ho più che altro tagli di troppo tempo, ma comunque l'installazione avverrà in circa 10 minuti, quindi basterà aspettare un pochino e alla fine avrete il gioco e peserà più o meno 38 GB nel vostro hard disk. Alla fine di stazione avrete sul desktop un'icona del gioco avviabile. Come vedete ragazzi alla fine avete questa icona qua che mi raccomando non dovrete assolutamente aprire, infatti dovrete ritornare nell'immagine montata in precedenza, ovvero quella da dove avete eseguito il setup, e andare nella cartella Codex, eccola qua. Qua dentro dovrete copiare il contenuto facendo tasto destro e copia e poi dovrete recarvi sul desktop sull'icona, fare tasto destro su di essa, apri percorso file.
Qua dentro dovrò andare a fare tasto destro e incolla quello che abbiamo copiato precedentemente. Facendo così andremo ad eseguire un processo che ci permetterà di avviare il gioco. Andiamo quindi su sostituisci i file nella destinazione. Ecco qua. A questo punto ragazzi potremo chiudere il tutto, espellere l'unità montata precedentemente, potremo eliminare il pacchetto chiamato Codex Formula 1 che non servirà assolutamente più e a questo punto potremo andare ad ad avviare il gioco. Qua diamo i permessi e a questo punto aspettiamo l'apertura. Come in ogni caso la prima apertura ci impiegherà un po' di più, ma è normale, man mano che l'apriremo sarà sempre più scattante e più rapida. Speriamo un attimo si apra solamente per evitare brutte figure. Ok ragazzi, come vedete il gioco si è avviato, ci ha messo un pochino anche sul mio computer che devo dire è abbastanza veloce, quindi non vi fate problemi se non si avvia subito. Ecco qua che sta caricando, il gioco ragazzi pesa un pochino, soprattutto a livello di grafica, ma devo dire che ne vale veramente la pena. Aspettiamo un attimo quindi che faccia tutti quanti i titoli iniziali, battiamo in via così saltiamo tutto. Per adesso il gioco è in inglese, come vedete 2018, la versione nuovissima appena uscita. Premiamo qualsiasi bottone, entriamo nel menu e vediamo se possiamo andare a cambiare la lingua, non ne sono sicuro ragazzi. Andiamo quindi a selezionare qua, va bene così. Ok, così va bene. A questo punto ragazzi clicchiamo su ok. Dovremo creare il nostro giocatore, vabbè, tutte cose che sinceramente a me non è che interessano particolarmente. Vediamo un pochino se si può skippare questa parte qua. Vabbè, mettiamo un pochino al volo numero, mettiamo 47, nazionalità mettiamo austriaco. Quindi ragazzi poi belga elmetto, casco, mettiamo questo qua. Sto mettendo abbastanza a caso ragazzi, mettiamo lui. Ok, nome mettiamo Diego. Oddio, ho sbagliato a scrivere. Nome Diego. Surname non lo mettiamo. Ok, ah no, devo metterlo per forza. Perfetto, mettiamo ciao. Ok, nome abbreviato mettiamo Diego. Die, va bene. Audio name, che vuol dire? No. Register details. Ok, registrare i dettagli, perfetto. A questo punto abbiamo creato il nostro personaggio. Andiamo, vediamo un attimo nelle impostazioni. Che dov'è che si trovano? Non lo so, multiplayer. Carriera, time trial, events, career. Ah, ok, opzioni sono F2, perfetto. Settaggi. Audio setting. Ok, la lingua, perfetto, i sottotitoli sono attivi, possiamo mettere anche in italiano, però penso che naturalmente la lingua parlata in italiano ancora non sia uscita o non sia disponibile, almeno in questa versione qua. Vabbè, comunque l'importanza è che abbiamo avuto la possibilità di modificare l'audio, per il resto mi sembra tutto quanto corretto, perfetto. A questo punto ragazzi che dire, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, abbiamo pure il gioco tradotto, almeno al prossimo avvio o durante comunque i sottotitoli mentre parlano i, non so, telecronisti, non so come si chiamino. Niente ragazzi, mi raccomando fatemi sapere qua sotto un bel mi piace se vi è piaciuto, consigliatemi altri video. Niente ragazzi, vi dico tutto, ci vediamo alla prossima, ciao belli.